Eccoci qui, ebbene sì, con la rubrica in HD. Ciao a tutti. Oggi non sono Ciao. da solo, c'è qui chi? Ilaria Ma Zodiaco. che sorpresa, mai apparsa sul mio canale, Chi ti guardate. Ma chi conosce? sei? Ti ho praticamente chiesto la collaborazione per avere più visibilità. Chiedono la collaborazione e io eseguo. Eh sì, è giusto, giusto. Vabbè, a parte gli scherzi, vabbè, il power duo, manca solo la Giulia per fare il power trio. Oggi dobbiamo fare un video su cosa? Dillo tu. Sulla traduzione, perché non so se sapete, ma la cara Ile ha avuto un'esperienza abbastanza top secret, ma ormai non più, perché il video è in uscita, il libro è in Esatto. uscita, uscirà un'esperienza di traduzione. Il libro in questione è Adulto Dai, Lessons buona la prima. di Gabby Hanna, però hashtag poesie. Esce il 26 aprile. Ed è in uscita per Salani. Sì. In Diciamo che Gabby Hanna è una Instagram poet, se vogliamo. realtà è una YouTuber, poi sì, Ok. diciamo che come genere possiamo definirlo Instagram poet. Un po' sulla scia di Rupi Kaur, che magari tutti voi conoscerete per Milk and Honey. Ma Comunque, per intenderci, poesia accompagnata da illustrazioni. comunque, quando lo leggerò vi farò sapere la mia candida opinione. Non siamo qui per parlare del libro in questione, siamo più qua per parlare del processo di traduzione. Quindi chiederemo a Aile come ha vissuto questa esperienza e Male, molto male. in più faremo qualche chiacchierata sulla traduzione, sull'essere traduttori, perché molto spesso i poveri traduttori, ahimè, vengono un po' messi in secondo piano. Noi stessi ci mettiamo, diciamo, Sì. alla gogna, perché quando recensiamo un libro, anche se soprattutto se è di un autore straniero, noto o non noto, tendiamo a dire il libro di, dimenticando che però quel libro esiste oltre che per l'operazione dell'editore, anche e soprattutto per la traduzione. Esatto, colpevole anch'io. È un lavoraccio essere un traduttore, perché non devi rendere tu il testo come lo vuoi rendere, ma devi tradurlo in un'altra lingua e attenerti comunque allo stile dell'autore. Com'è stato attenersi allo stile di Gabby Hanna? Allora, un po' particolare, sì, beh, l'hanno vista. Anzi, era coperta dalla fascetta, adesso ve lo faccio vedere bene. Carino. Allora, un po' particolare perché queste sono poesie e anche se non sono poesie canoniche, quindi non c'è quella difficoltà della poesia letteraria, ecco, però comunque ci sono molti versi in rima. Quindi ok sapere l'inglese, ok tradurre dall'inglese, però la poesia genera tutta una serie di giochi di parole, diciamo riferimenti alla cultura popolare, che sono riferimenti più che altro alla cultura degli Stati Uniti, che magari generano un po' di scompiglio quando vai a tradurre. Infatti molte cose le devi per forza cambiare perché non rendono in italiano, e se una cosa non rende in italiano non ha senso tradurre Però letteralmente. il grande inghippo è che comunque devi mantenere lo stile dell'autrice anche nei Certo, cambiamenti. E certo. come hai avuto anche un processo di editing per quanto riguarda la tua Sì, traduzione? ovviamente Ok. è stata revisionata perché la traduzione di solito si ricontrolla e no, devo dire che mi hanno aiutato tanto. Poi vabbè, io chiedevo anche un po' a voi, sì, dicevo questa parola come la tradurre a questa Sì, è cosa, vero. quindi un po' di brainstorming. Lina stava sclerando. Sì, è difficile tradurre cose del genere, anche perché ci sono proprio riferimenti alla messaggistica istantanea, alle abbreviazioni, eccetera, quindi effettivamente è molto particolare, però devo dire che sono abbastanza contenta della soluzione trovata. Che cosa ti ha fatto portare a casa questa esperienza? Cioè, in positivo e negativo, se vogliamo. Allora, cose positive che non credevo di riuscirci, invece è stato, cioè, ce l'ho fatta. Comunque devo dire che il risultato non è penoso come credevo all'inizio, visto che io comunque non faccio la traduttrice di professione, però questo lavoro qui per iniziare andava bene perché non è un inglese letterario, appunto come ho detto prima, e poi come stile si avvicina molto a quello che io conosco, all'inglese insomma che io conosco. E soprattutto lei è una youtuber anche come noi, insomma, parla un linguaggio che insomma tutti quanti noi che seguiamo la community di YouTube possiamo È apprezzare. una del circolo, bella lì Gabby, no? Così. Poi comunque è stata positiva l'esperienza perché comunque è un lavoro editoriale piuttosto grosso, quindi sono stata molto felice di vedere anche in retroscena di come
funziona un libro. E tra l'altro una cosa divertente, un aneddoto divertente, è che in questa raccolta di poesie, faccio un piccolo spoiler, c'è una poesia sui refusi editoriali. Ovviamente ci sono dei refusi, ma non sono dei refusi veri, sono dei refusi che ha messo l'autrice. E il correttore di bozze li ha corretti, grandissimo. Ma veramente? Vabbè, no. Si è sbagliato, perché quando entri in modalità correttore di bozze... Se impazzisci. Però è stato bravo perché ha anche visto delle cose che noi non avevamo visto, sia io che l'editor non avevamo visto, quindi i correttori di bozze sono preziosissimi perché vedono delle cose, cioè il testo va riguardato 200 volte prima di andare in stampa, quindi... Grandi tutti i correttori di bozze uniti. La cosa negativa è che è un lavoro molto impegnativo dal punto di vista mentale, proprio perché devi cercare la musicalità. Certe volte è veramente impossibile, quindi a volte insomma vorresti fare di più, però ci sono proprio dei limiti della lingua che non puoi forzare. Ecco. Lo rifaresti? Certo, no, lo rifarei, perché comunque ora, a parte tutto, a parte la difficoltà eccetera, è stato super... divertente. Cioè, comunque tante cose erano proprio divertenti da tradurre, perché questa è una raccolta di poesia anche molto umoristica, c'è molta ironia, ci sono anche insomma delle riflessioni interessanti sull'amore, la solitudine eccetera, però comunque è una raccolta abbastanza ironica. Prima ho citato i refusi, ma ci sono ci sono tante idee carine, soprattutto non lo so se vi piace, io ero una fissata di Twitter all'epoca, in cui era proprio che non lo conosceva nessuno, e se vi piace quel tipo istantaneo, fulmineo di battuta, sicuramente questo libro vi piacerà, perché è proprio un modo di scrivere molto rapido, molto stoccate così, quindi non è male. Quindi se dovessimo metterlo a confronto con Rupi Kaur, due mondi totalmente diversi. Sì, cioè Rupi Kaur è molto peso anche come libro, che a me è piaciuto, cioè c'è chi lo reputa una cagata incredibile, devo dire che a me non è dispiaciuto. Ripeto, non è poesia letteraria, né questo né Rupi Kaur, però insomma secondo me è un prodotto editoriale dignitosissimo, anzi. Ok, quindi questa era l'esperienza della nostra amata Ilenia, che intanto ha combinato un pasticcio. Comunque, se anche voi siete traduttori, scrivete qua sotto le vostre esperienze, saremo felicissimi di leggerle. Ora però entriamo proprio nel territorio generico, soprattutto per il fatto che noi abbiamo detto che i poveri traduttori dimenticati. Anche tu, Ile, ormai si dimenticheranno di dire che hai tradotto questo libro, come reagirai? No, io non me la prendo, però capisco chi fa questo di mestiere, che quindi insomma si arrabbia. Ma è giusto così. Cioè, se avete fatto un lavoro della Madonna, ovviamente è brutto che poi non vi venga riconosciuto. Esatto. E oltretutto, al di là, oltre a dimenticare il nome del traduttore, molto spesso si minimizza in un certo senso la traduzione. Ad esempio è molto cool leggere in lingua originale, che per carità ci sta, nel senso è anche bello conoscere una lingua e leggere, allenarla attraverso l'opera letteraria originale, però allo stesso tempo non dimentichiamoci che ci sono eccellenti traduttori. È un problema che riscontro molto spesso nei film, in realtà, anche tu immagino. Chi rompi coglioni col doppiaggio, ti riferisci a loro? Sì. Sì. Che poi io da cinefilo dovrei essere il cliché del tipo... Solo film in lingua originale. E invece non sono d'accordo sempre, nel senso sì... È vero, ma ci sono anche dei film... Allora, innanzitutto in Italia abbiamo una scuola di doppiaggio pazzesca, cioè dei doppiatori meravigliosi. È vero che io ho avuto l'esperienza di guardare film doppiati in altre lingue ed è traumatico. Io dico solo Casa dei Papeli spagnolo, Casa dei Papeli italiano, c'è la differenza abissale, ma è vero che a volte migliorano la recitazione degli attori. Di brutto. Di brutto. A me piacciono i film doppiati, cioè tra l'altro poi a livello estetico mi dà fastidio dover controllare i sottotitoli, perché anche che non li leggi, perché magari è in inglese quindi lo capisci, ormai anni e anni di serie TV sottotitolate ci hanno temprato, però comunque è una distrazione, quindi a livello proprio visivo non è il massimo per me della vita. Poi ne guardo tanti di film in lingua originale con i sottotitoli, però per me non è il massimo. Secondo me dipende, esattamente come nella letteratura, dipende anche da film a film, ad esempio, o da serie a serie. Ad esempio
io ho fatto l'esempio a Ile di uno dei film atroce, bruttissimo, che però ha salvato dal doppiaggio, secondo me, Crossroads con Britney. Io ho avuto l'esperienza di guardarlo sia in lingua originale che doppiato. In lingua originale cogli tutta la bruttezza della recitazione di Britney Mentre Spears. il doppiato non è male. Doppiato, la sua recitazione sembra decente perché la doppiatrice è brava, ve lo giuro. Cioè, la salva in corner, fa un'operazione di salvataggio assurda. Mentre la cosa che ho anche questa già anticipata a lei è che ci sono magari dei film che provengono da culture in cui la lingua è talmente diversa dalla nostra che si sente la differenza. Ad esempio, io, grande appassionato del cinema asiatico, molto spesso attori bravissimi asiatici, anche doppiati da gli stessi doppiatori dei film di Hollywood, molto spesso si dice ah, doppiaggio fatto da schifo, eccetera, eccetera, ma lì è proprio una differenza di lingue che noti subito e che peggiora la recitazione. Quindi ci sono anche questi tipi di ostacoli, se vogliamo. Però in linea generale, secondo me, è brutto essere snob su operazioni del genere quando soprattutto da noi sono fatte bene. Io quello che mi dà fastidio invece è la traduzione con la lingua italiana vecchissima, Ah, che è sì. proprio invecchiata male. Cioè, per esempio, quelle della Newton spesso mi dicono perché ce l'hai con la casetta, perché i classici della Newton non ti piacciono. Non è che non mi piacciono, ma provate a leggere Le due città di Dickens come tradotto. Cioè, per carità, all'epoca, quando è stato tradotto nel 1800, poteva anche essere una traduzione ottimale, ma oggi come oggi, se provate a leggerla, è proprio l'italiano che non fila. Per esempio, c'è cioè una cosa che è passo feltrato, che magari all'epoca si usava, però adesso è passo felpato. Cioè, se io leggo passo feltrato, mi distraggo. E voi direte, però rende l'idea anche dell'inglese vecchio di Dickens. No, perché un conto è la prosa classica, ok? Che magari non c'è scritto bella raga nel libro di Dickens. Un conto però è che proprio ci sono dei termini che nell'italiano attuale non solo non esistono più, ma proprio rendono cioè la lettura difficile, difficoltosa. Quindi questo è uno dei motivi. Poi magari anche qui cambia da libro a libro, perché magari Le due città di Dickens è una traduzione non forzosa, farraginosa, eccetera, mentre altri titoli della Newton, i classici, sono perfetti, non c'è bisogno di toccarli. Cioè, per esempio, un'altra traduzione che non è esattamente, che magari ci sono degli errori, è quella del Grande Gatsby, sempre della Newton. Ora non mi ricordo il nome del traduttore, ma se voi fate il raffronto, cioè proprio ci sono dei termini sbagliati, come nel finale. O per carità, cioè un errore di traduzione ci può stare, però lì è proprio sistematico. Poi, soprattutto se si tratta di classici, io penso che proprio per questo vadano un pochino sempre rinnovate le traduzioni o comunque le edizioni dei classici, magari si rivede qualche termine, si fa un piccolo lavoro di editing proprio per non riattualizzarle, ma proprio semplicemente renderle fruibili, Sì. Anche cioè rendere il lavoro più attuale. perché dopo diventano difficilmente affrontabili anche dalle nuove Nuove generazioni. generazioni. Io sui classici traduzioni sono bacchettone, cerco di informarmi su qual è la traduzione migliore, a volte ci casco totalmente, però a linea generale diciamo che forse a torto, ma non posso controllare tutte le traduzioni del mondo, quindi mi affido alle solite due o tre case editrici che so che fanno un buon lavoro, ad esempio. Poi magari capita che una casa editrice che non ho mai particolarmente osservato per i classici, mi venga detto no, quel libro di quella casa editrice che di solito non fa delle traduzioni top, invece è quello tradotto meglio. Quindi anche lì bisogna un po' informarsi bene. Sui classici è un gran casino perché poi tutte le case editrici fanno lo stesso classico. Sui libri contemporanei invece la faccenda si fa più interessante, secondo me, soprattutto in vista di polemicone. Ad esempio, non so se avete Momento sentito polemicone. la polemicona sul romanzo che mi è piaciuto tantissimo, La vegetariana di Ang Kang. È un romanzo appunto coreano, di questa autrice coreana, chiacchieratissimo, molto crudo, cupo, ma comunque ne ho parlato, Ilenia ne ha parlato, ne abbiamo parlato tutti. Ha scatenato scandalo perché? Perché in Corea, dove il libro è un bestseller amatissimo, i critici letterari hanno criticato fortemente la traduzione inglese, dicendo che praticamente ha stravolto completamente la prosa Sia una dell'autrice. traduzione molto libera e il problema è che in Italia è stato tradotto dall'inglese, non dall'originale. Operazione che tu mi dicevi è molto comune. Sì, è molto comune perché io da lettore
di pacchi polacchi o comunque di autori asiatici. A me piace molto la letteratura di quei luoghi lì. Molto spesso nel colophon c'è scritto traduzione dall'inglese, ma è anche normale perché obiettivamente magari ci sono anche delle culture floride di letteratura, ma che comunque hanno poco mercato da noi e quindi mancano i traduttori o comunque sono pochissimi i traduttori che conoscono quelle lingue. E allora anche per risparmiare sui costi, risparmiare sui tempi, non so bene le dinamiche, vado un po' ad immaginazione, si punti su traduzioni direttamente dalle traduzioni inglese. Quindi c'è una doppia traduzione. E molto spesso si fa con i film anche questa cosa, lo sai? Tipo, molto spesso le traduzioni dei sottotitoli o dei Sì, doppiaggi ah sì, effettivamente ha un senso. di film magari tibetani si fanno direttamente dai sottotitoli del DVD inglese, per dire. Quindi, che ne pensi tu di questa doppia traduzione, necessaria a volte, Allora, capisco ma... che dal punto di vista economico sia conveniente, dall'altro, capisco anche che sia comodo perché se la traduzione dall'inglese è buona, effettivamente quale sarebbe il problema? Il problema è che in parte si perde lo stile originale dell'autore, perché comunque è sempre una mediazione, e secondariamente, come è capitato nel caso della vegetariana, se è una traduzione troppo libera. Ovviamente rischi di stravolgere completamente lo stile, ma anche proprio la lingua dell'autrice. Quindi è un po' spinoso, però d'altra parte si tratta di casi talmente eccezionali che non puoi fare neanche una regola, perché effettivamente ora, vabbè, la letteratura coreana diciamo che in questo momento c'è un po' più di attenzione nei suoi confronti, però in linea di massima succede con letterature molto elitarie, o comunque qui da noi nel nostro mercato abbastanza minoritarie, quindi non è neanche un discorso che si può generalizzare più di tanto. Beh, però hai parlato di letteratura elitaria, magari per appassionatissimi, di culture particolari o comunque molto letterati, diciamo, però mi viene da pensare anche alle traduzioni frettolose dei bestseller. Quindi passiamo da un estremo all'altro qua. Ad Sì, esempio, molto spesso perché tu stessa ti sei lamentata nei libri di Melma delle traduzioni a caso io lì però ho dato tutta la mia solidarietà al traduttore, perché certi libri sono talmente che dici, ma tanto come lo vuoi migliorare sta cosa? Così com'è e la fai. domanda che facevo era, magari, ok, il traduttore si arrende alla certa, traduce un po' così. Però molto spesso, magari non è che forse anche i ritmi di Sì, lavoro per certo, cavalcare dipende. Perché quei l'onda. libri trash li devi tradurre subito, quindi c'è una scadenza. È proprio una produzione seriale, dipende anche proprio che prodotto è. I prodotti dei libri di Melma spesso sono delle serie che tu produci, tra l'altro sono tutti uguali, e quindi ne produci 400 all'anno. Poi magari c'è un traduttore di libri di Melma che ci guarda, scriva qua sotto l'esperienza sotto falso nome, come il fumacupido. Va col pilota automatico. Adesso si difenderà dicendo: no, io ci metto tutto l'impegno, ma stronzi, ma no, ma sì, già ci metti l'impegno a leggerlo, secondo me, quindi Basta hai la quello. nostra solidarietà. Per concludere, potremmo dire che non pensate sempre solo a voi che magari leggete in lingua originale, vi vedete le cose in lingua originale, eccetera, eccetera. Comunque, cioè perché molti dicono, ad Amsterdam non esiste la cosa, cioè esistono solo le cose in lingua originale, eccetera. Sì, va bene, però dovete anche capire che nelle parti del mondo ci sono tante culture, tante lingue. Non è che uno... Può ed è... sapere tutto. Esatto, quindi la traduzione è fondamentale, c'è cioè un mestiere che penso che sia assolutamente necessario, soprattutto nel mondo mediatico, che Ma siano poi libri, cinema, serie. esistono dei professionisti bravissimi e che molto spesso riparano anche gli errori, quindi assolutamente, secondo me, affidatevi anche alla lettura della vostra lingua, anche di autori stranieri, soprattutto perché leggere nella propria lingua anche incrementa il lessico Per a un non certo punto. parlare del fatto che tu puoi leggere in inglese o in francese o in spagnolo quello che è alcuni libri, però altre cose, Altri se non no. sei madrelingua o se non hai alle spalle anni e anni e anni di studio e di esperienza, non potrai mai apprezzarli nella maniera in cui puoi apprezzare un lavoro nella tua lingua madre. Esatto, ma poi ci sono anche, magari tu puoi essere bravissimo in una lingua, però ci sono comunque dei libri talmente complessi e densi che leggerli secondo me in lingua originale diventa molto faticoso a tal punto in cui li abbandoni. E magari letti in italiano fai comunque fatica, ma li godi di più.
perché è più, cioè vai magari comunque lento, però è un livello di profondità maggiore, secondo me. Però fateci sapere nei commenti le vostre impressioni, facciamo, apriamo un bel dibattito, quindi affilate le unghie. Concluderei con una chicca trash, dopo che Elena ha fatto questa marchettata proprio Hai detto spudorata. concluderemo con questa cosa trash. No, la chicca trash è, tu sai come doppiano i film in Russia? Ah sì, me l'hai raccontato, un solo traduttore che fa tutte le voci. Ma che non elimina, non Geni, elimina, geni. ragazzi, però non elimina l'audio originale, cioè è doppiato come un documentario con Come un l'audio reality su sfalsato. MTV. E solo un uomo o una donna fa le voci di tutti, vecchi, bambini, un bijou. Ma fatelo, non guardate mai i film in russo, per favore. Detto ciò, un bacione, e al prossimo video. Ciao! Ciao!